la testa se lo ritiene e se la testa ne ha bisogno di consultare l'informativa del 25 febbraio del 2019, la 379, dove proprio Informativa a sua firma comunque acquisita nel corso del. questa, io non lo so se proprio questa, la 379, è oggetto del consenso. No, non lo era, ma no. No, è la 379 del 25 febbraio 2019, siamo a pagina 3. Comunque è tra quelle prodotte già esibite da. Quelle messe a disposizione dalla difesa, certo. In questo caso in forma integrale. Sì, mi dica. Poi io vedo il punto 2, viene la squadra mobile delegata con riferimento alla nota del 25 gennaio 2001. Relativa ad accertamenti sul conto di Peluso Giovanni e tutti gli ulteriori accertamenti compiuti sul conto dello stesso, ivi compresi gli esiti delle intercettazioni preventive richieste con nota del 29 gennaio 2001. Quindi diciamo, voi siete partiti da una nota che era stata, mi pare di aver capito, consegnata dal colonnello Pellegrini, e su questa base avete recuperato da dove questa ulteriore documentazione? Allora, tra la documentazione che è stata acquisita alla DIA di Palermo, c'era la comunicazione che la DIA, ma è una prassi operativa diffusa, fa al primo e secondo reparto della DIA centrale di Roma. Quindi in questa comunicazione, a firma del colonnello Pellegrini, appunto si rappresenta la necessità di attivare queste intercettazioni preventive a carico del Peluso Giovanni, perché si devono verificare, come vi ho detto poc'anzi, questi gravi atti nella città di Palermo. In particolare si segnalava che non meglio indicati soggetti, presumibilmente non in linea con il loro orientamento di Cosa Nostra, potevano porre in essere un episodio eclatante, verosimilmente a Palermo, e che tali soggetti potevano servirsi in quel periodo per le attività commesse al suddetto attentato di Peluso Giovanni, ex poliziotto. Questo è quello che leggiamo nella nota a firma del colonnello Pellegrini. Le intercettazioni preventive poi effettivamente vengono attivate da parte della DIA di Palermo, cominciano il 21 febbraio del 2001 e terminano l'11 maggio del 2001. Queste intercettazioni preventive terminano con dei risultati oppure non viene accertato nulla? Non viene accertato nulla. Voi eravate stati incaricati di. La delega consisteva anche gli ulteriori accertamenti compiuti sul conto dello stesso Peluso Giovanni, ivi compresi gli esiti delle intercettazioni preventive richieste con nota del 29 gennaio 2001. Questo fascicolo dei brogliacci e le intercettazioni preventive effettuate, i supporti sono stati rinvenuti? Sono stati rinvenuti. Io prendo spunto dalla pagina 4 della predetta nota. Sì, dottore, le ho risposto, sono stati rinvenuti. Quindi diciamo, su questo forse c'è un'esigenza di. Non posso riferire. Non può riferire? Cioè, nel senso, sono stati rinvenuti, ma essendo sottoposte a. Cioè, sono intercettazioni preventive. Quindi c'è stata data la comunicazione che effettivamente c'erano queste intercettazioni preventive. Infatti, nella nota, forse il procuratore. Scusi, avvocato. Il procuratore fa riferimento al fatto che la consegna a questo ufficio necessita l'autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, perché dalla DIA di Palermo abbiamo saputo che effettivamente c'erano state queste intercettazioni e c'erano i brogliacci. Naturalmente, come il procuratore ha sottolineato, noi né la DIA di Palermo le ha consegnate né noi le abbiamo prese, naturalmente, e poi tramite accordo tra le due procure, Procura di Palermo e Procura di Caltanissetta, effettivamente la DIA di Caltanissetta ha avuto contezza dell'esistenza di questi brogliacci. Io credo che sul punto, oltre questa annotazione, non possiamo andare oltre, non c'è stato trasmesso nulla. Credo che la testa abbia
al riguardo delle indicazioni di non riferire circostanze che sono al momento sottoposte a segreto investigativo. Però volevo che fosse chiara una cosa. Riguardo a questa documentazione del gennaio del 2001 che ha portato all'attività di intercettazione preventiva a cui lei ha appena risposto, appunti riservati sulla fonte che aveva riferito la circostanza non ne avete rinvenuto? No, non ne abbiamo rinvenuti. Quindi diciamo la prima fase, i 18 mesi che vanno dalla scarcerazione di Riggio, dall'aprile del 2020 e dall'aprile del 2000 al maggio del 2002, le interlocuzioni che lo stesso ha avuto, perché è anche documentale, posto che la prima nota del maggio del 2016 è con riferimento alla fonte, insomma è un discorso avviato, con riferimento a tutta questa pregressa interlocuzione tra la fonte Riggio e Terzigni Pellegrini, non abbiamo gli appunti riservati. Non abbiamo alcun appunto riservato, tranne quello prodotto dal colonnello Pellegrini del 18 gennaio del 2001, che è poi quello da cui scaturisce la necessità di attivare queste intercettazioni preventive. Quindi lei conferma che c'era un appunto riservato del 18 gennaio? Perché io in questa nota, la prima nota è quella che è stata prodotta. Sì, signor procuratore, ho specificato poc'anzi che è stato prodotto in sede di CIT dal colonnello Pellegrini alla DDA di Caltanissetta. Dottoressa, quindi, un attimo, siccome c'era un operatore TV che era stato autorizzato comunque alle riprese, devo però interpellarla per sapere se consente a essere ripresa. In volto preferirei di no. Ma ne tenga conto l'operatore. Grazie. Di che operatore si tratta, Presidente? Cioè fa parte di una vecchia autorizzazione? Sì, no, è stata rilasciata un'autorizzazione, credo che sia Rai News 24. Grazie. Dai. Senta, invece, con riferimento alla cosiddetta vicenda Villalba Vincenzo Ferrara, sono circostanze riferite o il 7 giugno o il 26 giugno ai magistrati della DDA di Caltanissetta e Firenze, e poi ribadite in questa sede dibattimentale, con specifico riferimento a questa vicenda, riferisco a Villalba Ferrara Vincenzo. Avete fatto accertamenti, in che cosa sono consistiti? Gli accertamenti su Ferrara sono consistiti nell'accertare anzitutto il fatto che il soggetto, come ho riferito tra le altre cose la scorsa udienza, è nella casa mandamentale di Villalba dal 18 febbraio del 95 al 2 agosto del 95. Ed effettivamente a riscontro diciamo di questo periodo di detenzione da parte del Ferrara in quella casa mandamentale si è accertato che anche il Riggio prestava servizio lì. Infatti il Riggio prende servizio a Villalba il 15 giugno del 93 e vi rimane fino al 28 febbraio del 96. Poi abbiamo accertato rispetto al Ferrara che non è cognato di Piddu Madonia e abbiamo anche accertato che in realtà il cognato del Ferrara si chiama Alaimo Giovanni perché hanno sposato due sorelle. Questo soggetto di nome Alaimo Giovanni è cugino di primo grado di Piddu Madonia. Per cosa era detenuto Ferrara all'epoca? Scusi, dottore? Per che cosa era detenuto Vincenzo Ferrara all'epoca al carcere di Villalba? Ma stava scontando un definitivo pena da parte del Tribunale di Catania per associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni. Riguardo al profilo criminale di Ferrara Giovanni, intanto è vivente questo Ferrara Giovanni? Ferrara Vincenzo, chiedo scusa. No, è morto, è deceduto il 27 luglio del 2012. Riguardo al profilo criminale, se di profilo criminale si può parlare, avete fatto cosa è tutto omissato,
quello che è stato riferito fino a questo momento. Come dice l'avvocato, qual è la nota? Questa è la nota. Allegato 6. 1863 del 2018, 8 novembre 2018, siamo a pagina 20 e 21. Allegato? L'allegato 6 è la produzione di dicembre, del 12 dicembre, la nota 1863 del 2018, dell'8-11-2018, pagine 20 e 21. Allegato 6, giusto? Mi scusi, lei ha detto Ferrara risulta defunto il 27 luglio 2012, avete acquisito un certificato di morte, qualcosa? Il certificato di morte non lo abbiamo acquisito, abbiamo fatto un controllo all'anagrafe. Allora, questo dato non so se è riportato in atti, questi sono magari degli accertamenti prodromici che noi facciamo così d'impatto, e il fatto che sia deceduto credo che non sia riportato in alcuna nota. Riguardo al tentativo di suicidio di Ferrara Vincenzo in carcere, avete accertato qualcosa? Avete cercato di accertare qualcosa? Sì, allora abbiamo chiesto, la casa mandamentale di Villalba è stata chiusa e tutta la documentazione è confluita alla casa circondariale di Caltanissetta, ma in seguito ad un allagamento dei locali di archivio dove venivano conservate queste carte, questa documentazione della casa mandamentale di Villalba, gran parte è andata distrutta, quindi del tentativo di suicidio stricto senso non siamo riusciti ad accertare nulla cartaceamente naturalmente. Posso dire, rispetto al racconto che il Riggio fa in relazione a questo tentativo di suicidio, e mi riferisco alla missiva strappata e alla lettera e alla busta naturalmente della lettera, anch'essa strappata, l'abbiamo rinvenuta in una... Alla busta? E il Riggio aveva fatto riferimento al fatto di questa missiva che era pervenuta con una busta naturalmente. Sia la busta che la lettera, racconta il Riggio nelle sue dichiarazioni, vennero strappate dal Ferrara Vincenzo. E noi ritroviamo, durante una perquisizione che facciamo a luglio del 2018 presso la casa della madre del Riggio, ritroviamo questa busta che effettivamente era strappata, era ricomposta con dello scotch. Per quanto riguarda la lettera, invece posso dire che è stata rinvenuta all'epoca della perquisizione che venne fatta nel 98 durante l'operazione Grand Oriente, quindi quando Riggio venne arrestato la prima volta. Quindi all'epoca... Scusi, sono due acquisizioni distinte, una della lettera e una della busta. In realtà, signor Presidente, non si può parlare di due acquisizioni, nel senso che la lettera era stata ritrovata all'epoca delle perquisizioni nel caso del primo arresto e venne sequestrata dai ROS di Caltanissetta quando fecero l'operazione. E solo la lettera? Solo la lettera, che effettivamente la DDA di Caltanissetta ha recuperato riprendendo il fascicolo di Grande Oriente. Mentre per quanto riguarda l'attività a me delegata, al mio ufficio delegata, abbiamo ritrovato soltanto la busta. A casa della madre del Riggio. Senta, l'ho interrotto, comunque c'è stato un intervento che ha spezzato il filo, quindi vorrei riepilogare. Sul conto di Ferrara Vincenzo, riguardo al profilo criminale, cosa è risultato? Avete fatto accertamenti? Allora, in realtà non esiste una scheda criminologica del Ferrara allegata in atti,
vi posso dire, per la conoscenza mia personale naturalmente, di dirigente della squadra mobile, che Ferrara Vincenzo non è un personaggio di spicco di Cosa Nostra, non lo è mai stato. È stato denunciato nel lontano 85 per associazione a delinquere di stampo mafioso, poi ha avuto condanne per estorsioni, ma in esecuzione pena, come dicevamo poc'anzi, per cui viene catturato nel 94, viene derubricato ad associazione per delinquere semplice, finalizzata alle estorsioni. Ha fatto riferimento, non so se lei ha già risposto, perché ho avuto necessità di confrontarmi con della documentazione, a un collega della Polizia Penitenziaria, il Riggio, tale Nuara Salvatore. Sì, lo abbiamo identificato questo collega del Riggio. Abbiamo verificato che anche egli effettivamente in quel periodo prestava servizio alla casa mandamentale di Villalba, dove è rimasto dal 16 agosto 93 al 13 febbraio del 96. Senta, lei ha fatto riferimento alla nota del firma Pellegrini del gennaio del 2001 e a un appunto del 18 gennaio del 2001 relativo a un fatto eclatante che sarebbe stato commesso a Palermo. Sì. Il Riggio ha parlato di un attentato in preparazione, o meglio, di indicazioni ricevute da Peluso riguardo all'organizzazione per un attentato al giudice Guarnotta. Sì. Avete riscontrato qualche dato documentale che riporti una tale circostanza, o il dato documentale che si avvicina o è sovrapponibile a questo è quello del gennaio del 2001 di cui abbiamo poc'anzi parlato? Decisamente riteniamo che sia sovrapponibile questo ritrovato in relazione a questi fatti eclatanti. Certo, l'omicidio di un giudice di Palermo rientra in un fatto eclatante sicuramente. Vabbè, poi c'è l'indicazione di Peluso, che in questo fatto eclatante il coinvolgimento di Peluso e quanto riferisce Riccio. Credo che il collega debba porre qualche domanda. Dottor Barbiera. Dottoressa, avete svolto attività di indagine relativa all'identificazione del generale Miglio e al suo decesso? Nota 8 novembre 2018, le ultime due pagine. Sì, beh, comunque lo ricordo per sommi capi, perché non abbiamo fatto grandissimi accertamenti. Abbiamo verificato che effettivamente il generale Miglio è stato vittima di un incidente stradale, se ha bisogno magari delle date lo consulterò la nota, è deceduto dopo un mese dall'incidente e poi non abbiamo verificato nient'altro che non sia stato invece da una consultazione di fonti aperte, se non ricordo male. Signor Presidente, prendo un secondo la nota. 8 novembre. Ricorda se aveva prestato servizio in Sicilia? Sì, aveva prestato servizio in Sicilia. Quindi abbiamo identificato compiutamente il generale Miglio, nato a Napoli, e l'incidente occorse il 26 aprile del 2004 e il generale è deceduto il 9 maggio del 2004, un incidente che è avvenuto sull'autostrada Palermo-Catania. Santista, sì. Il generale Miglio lavorò in Sicilia per come osservava il dottore Barbiera. E leggiamo sempre da fonti aperte che si era adoperato per un potenziamento del personale dell'isola e per la cattura di Provenzano. Avete identificato Schillaci Angelo? Allora, dottore, in atti non è identificato Schillaci Angelo, nel senso che Schillaci Angelo è un personaggio invece di grande spicco di Cosa Nostra di Caltanissetta, capofamiglia di Campofranco, ed è stato rappresentante provinciale anche di Cosa Nostra, capo del mandamento di Mussomeli o del Vallone, insomma, che dir si voglia. Ed è
si dice di Schillaci Angelo, ripeto, non ce l'avete in atti, ma per noi che ci occupiamo di criminalità organizzata a Caltanissetta è un personaggio appunto di spicco che conosciamo bene per la sua caratura criminale. E lui è stato investito proprio della carica di rappresentante provinciale da Bernardo Provenzano.